Cominciamo con un quiz, è interessante. Allora, fico. Cosa vuol dire fico? Fico potrebbe essere un sostantivo, albero da frutta delle moracee, lei mi insegna, professore. Oppure potrebbe essere aggettivo qualificativo, un sinonimo di piacente, di vincente, fico. Oppure potrebbe essere anche un'altra cosa, però vedremo nell'arco di queste puntate di capire che cos'è fico. Qui siamo in un posto che una volta qua era un campo e adesso è un campus. Andrea Segre, non lo qualifico ancora per ora, perché bisogna capire che mestiere fa Andrea Segre, anche questa sarà una cosa che sveleremo alla fine di queste puntate. Come mai che qui c'era un campo e adesso c'è un campus? Come è cominciata la storia? Beh, questa struttura che all'università chiamano CAB, ma non è in realtà il CAB, nasce proprio come centro direzionale del Centro Agroalimentare di Bologna, che in realtà è qui accanto. Solo che, come poi si può vedere, sono 40.000 metri quadrati, 4 ettari, un po' grandi diciamo, per un centro che può essere grande ma forse non eccessivo. E allora il rettore di quell'epoca, a metà degli anni 90, cosa fa? Lo compra, salvando il CAB e anche il Comune di Bologna, e lo destina a una facoltà che aveva bisogno di spazi, la facoltà di agraria. C'è stato un po' di blocco, ricordo ancora Giorgio Celli incatenato a un albero in via Filippo Re, dove era la nostra sede storica, e poi però siamo venuti e ci siamo insediati qui ed è diventato un campus. Primo indizio per capire allora la storia. Già questo centro direzionale nasce un po' obeso, nasce un po' sovrappeso, diciamo così. Cioè non serviva tutto questo centro direzionale per il famoso CAB, che poi mi devi spiegare cos'è, perché CAB sembra l'istigazione di un cameliere a suo dromedario. Cos'è esattamente CAB? È la sigla, diciamo, di Centro Agroalimentare di Bologna. In realtà è una società partecipata dal Comune, dalla Regione, dalla Camera di Commercio e da tanti altri, che gestisce i servizi per il mercato ortofrutticolo, cioè si vende all'ingrosso frutta e verdura. In effetti un settore, chiamiamolo così, nel campo agricolo un po' in crisi, sia perché effettivamente adesso si consuma di meno. Siamo in crisi e consideriamo il cibo come di poco valore, invece l'ortofrutta fa bene, per dire la verità. Sì, e soprattutto perché negli anni la grande distribuzione organizzata si è fatta le sue piattaforme, cioè i suoi piccoli CAB o grandi, e quindi le due strutture sono andate in competizione e chi ha perso è quella, diciamo, pubblica. Ma allora cosa c'entra FICO col CAB, con la facoltà di agraria, con Andrea Segre? Adesso lo vedremo. Sede comunque bellissima, che diventa la facoltà di agraria, tanto bella che ha delle terrazze, e da quella terrazza là, che poi è il suo ufficio, lui come preside di agraria vedeva il CAB e gli sono venute delle idee. Adesso, se andiamo al CAB, ci spieghi che idee ti sono venute. Andiamo. Arrivederci alla prossima puntata. La storia di FICO. Non abbiamo ancora capito che cos'è, ma lo capiamo.